Il governo nazionale, invece, anticipa somme consistenti per il trasporto pubblico su gomma e rotaie. Al Molise il Ministero delle Infrastrutture ha destinato 28 milioni di euro. 3 miliardi e 900 milioni di euro è questa la somma che il ministro delle Infrastrutture Graziano del Rio ha messo in campo in ambito nazionale attraverso il decreto di ripartizione anticipata dell'80% del fondo nazionale per il trasporto per la copertura delle spese dei servizi di trasporto pubblico regionale su gomma e ferroviario. Grazie a questa nuova impostazione, il commento dell'assessore al ramo Pierpaolo Nagni sarà erogato anche per il Molise non il 60 ma l'80% delle risorse, pari a 28 milioni. E ciò avverrà nel giro di pochi giorni, a differenza del passato, in cui questa erogazione si produceva non prima del mese di giugno. La firma del ministro Del Rio. Risolverà una criticità relativa ai tempi dei pagamenti a favore delle ditte del comparto dei trasporti, avvenuta sempre con l'utilizzo di somme proprie degli enti regione e con i disagi che tale anticipo comportava. Grazie alle cospicue somme di denaro contenute nell'acconto, tutto il settore trarrà beneficio e permetterà di rispondere al meglio anche alle esigenze dei viaggiatori pendolari rispetto al trasporto pubblico.